Ciao a tutti, sono Andrea, un giocatore dei Gorillas Varese e nella vita sono fisioterapista nella divisione di neuromotoria della Maugeri di Tradate. Oggi vi presento degli esercizi di allungamento da poter fare comodamente a casa che ci servono per tantissimi motivi. Appunto, l'allungamento o stretching in inglese, noto, ci dà la possibilità innanzitutto di aumentare quella che è la percezione del nostro corpo, ma compie e attua delle trasformazioni anche sui nostri tessuti, intendo i muscoli, i legamenti e i tendini. Infatti l'allungamento è in grado di conferirgli e di dargli quindi maggiore resistenza, elasticità, ma soprattutto è in grado di aumentare il nostro grado di rilassamento a livello muscolare, che in questo periodo non è assolutamente da sottovalutare. Tutti questi esercizi possono essere svolti da chiunque: bambini, persone giovani, persone anziane, persone sportive o persone non sportive, perché gli esercizi di allungamento fanno bene a chiunque, anche a coloro che magari hanno e soffrono di qualche patologia neurodegenerativa. Cominciamo quindi dalla parte superiore del nostro corpo, la testa e il collo. La testa pesa circa 3,5 kg e quindi i muscoli del nostro collo devono sostenerlo, il collo e spalle devono sostenerla praticamente per tutta la giornata e tutta la nostra vita. Quindi è un punto dove molto spesso si vanno a creare delle tensioni. Ci sono anche persone che soffrono proprio di cervicalgie dovute dalla tensione che si accumula proprio sulla muscolatura della testa e del collo. Incliniamo quindi, come primo esercizio, la testa lateralmente, cercando di andare a toccare con l'orecchio la nostra spalla. La tensione dovete avvertirla soprattutto sulla porzione laterale e sulla porzione posteriore. Per aumentare la tensione posteriore, cercate di portare lievemente il naso un pochino più in avanti. Cambiamo lato. E dopo averlo fatto per queste due volte, lo ripetiamo altre tre volte per lato, lasciando andare la spalla e quindi abbandonando la mano della spalla dal lato che dobbiamo allungare. Manteniamo questa posizione per circa 30 secondi. Dopodiché ci sposteremo sull'altro lato. Il secondo esercizio che vi propongo è una rotazione del collo. È un esercizio simile a quello di prima, ma la tensione si sposta leggermente sul comparto anteriore. Quindi portiamo la nostra testa in avanti e lo facciamo ruotare molto lentamente. A destra e a sinistra. Lo facciamo circa una decina di volte per lato. A questo punto procediamo verso le spalle. Le spalle anche loro sono molto spesso coinvolte da tensione muscolare e che cosa fare? Lasciamo le braccia lungo il corpo e solleviamo verso l'alto tutte e due le spalle, dopodiché lentamente
le schiacciamo verso il basso. Magari sentirete qualche piccolo rumorino provenire dalle vostre ossa, è normale, soprattutto nella discesa con questa spinta verso il basso, perché non è un movimento che facciamo spesso. Anche questo lo ripetiamo circa una decina di volte. Dopo aver allungato un pochino quindi il nostro collo, passiamo alle braccia. Prima di tutto la parte anteriore, bicipiti e deltoidi. Quindi, cosa facciamo? Portiamo il braccio davanti a noi, distendiamo il palmo verso l'alto ed estendiamo un pochino il polso, dopodiché ci allunghiamo all'indietro con il braccio, cercando di aprirlo il più possibile. La tensione deve essere avvertita a partire da questo punto, fino più o meno fino alla punta delle dita. Estendendo ulteriormente la spalla, avremo la possibilità di allungarci ulteriormente. Manteniamo questa posizione per circa 30 secondi, dopodiché cambiamo braccio. Lo ripetiamo 3 volte per ogni braccio. Bene, ora passiamo ai tricipiti. Per allungare il tricipite la necessità è quella di piegare il più possibile il gomito, quindi lo possiamo fare o in questa posizione, dandoci poi come delle piccole pacche sulla schiena, oppure per chi dovesse avere problemi alle spalle possiamo farlo comodamente in questo modo qua. Anche questo lo facciamo per circa 30 secondi, 3 volte per il braccio. Facciamo anche sull'altro. E rivediamo la posizione per chi dovesse avere problemi articolari. Sempre da seduti possiamo anche allungare la muscolatura della nostra schiena. Cominciamo con la muscolatura della porzione laterale, sia destra che sinistra. Questo esercizio si chiama crossover. Teniamo una mano sul fianco mentre l'altra si allunga verso l'alto e noi ci distendiamo completamente. Cercate l'appoggio alla vostra sedia in modo tale da non perdere l'equilibrio. La tensione percepita deve partire dall'ascella fino a fin sotto le costole. Manteniamo la posizione per circa 30 secondi e come sempre la ripetiamo anche poi per l'altro lato. A questo punto possiamo passare alla rotazione del busto, molto semplice, con l'aiuto della sedia. Ci giriamo andando ad aggrapparci con la mano allo schienale della sedia e cerchiamo di guardare dietro la spalla che è andata ad avvicinarsi allo schienale. In questo modo staremo distendendo tutta la porzione posteriore della nostra schiena. Poi
faccio vedere anche l'altro lato. Per l'esercizio che vedremo ora è fondamentale che voi non lo facciate se avete subito un intervento di protesizzazione dell'anca. Questo perché comporta una manovra che è potenzialmente lussante. Dunque, questo è l'allungamento per la muscolatura del comparto del gluteo, piccolo, medio e grande gluteo, ma anche per dei muscoli piccolini ma talvolta molto fastidiosi, come ad esempio il piriforme. Per fare questo non dobbiamo far altro che andare a posizionare la caviglia della nostra gamba sul ginocchio dell'altra, stare bene dritti con la schiena e cercare di portare in posizione orizzontale tutta la gamba, ok? La tensione che avvertirete sicuramente è proprio qui sotto, il comparto che poggia contro la sedia. Anche qui manteniamo per circa 30 secondi e lo facciamo 3 volte per ogni gamba. Mi raccomando, sempre bene dritti con la schiena. Per allungare bene i quadricipiti, quindi utilizziamo l'aiuto della nostra amica sedia, prendiamo una gamba e cerchiamo di allungarci. Visto di lato, l'esercizio è fatto in questo modo. La tensione deve essere avvertita sulla porzione anteriore della coscia. Manteniamo in tensione per circa 30 secondi, dopodiché cambiamo la gamba. Thank you.
Per quanto riguarda invece la porzione posteriore delle gambe, ci mettiamo sulla punta della sedia, seduti in questo modo. A questo punto ci allunghiamo una gamba in avanti e ci pieghiamo cercando di andare a prendere le caviglie con tutte e due le mani. La tensione deve essere sulla porzione posteriore della coscia e anche sui polpacci. Per aumentare la tensione sui polpacci potete andare a prendere la punta del vostro piede e se non riuscite ad arrivarci con le mani fatelo magari aiutandovi con un piccolo asciugamano. Anche qui manteniamo la tensione per circa 30 secondi, dopodiché cambiamo e andiamo sull'altra gamba. Anche questo da ripetere 3 volte per ogni gamba. Bene, questa piccola sessione di allungamento si è conclusa. Io vi invito a farla ora, quando siamo costretti tutti quanti a stare in casa, ma anche poi un giorno quando potremo uscire a rivedere le stelle, utilizzando una citazione dantesca. Io vi saluto, mi raccomando, voi state a casa, io devo andare a lavorare, quindi devo uscire, ma voi che potete, restate a casa. Ciao!